Allora, quest'anno abbiamo cambiato completamente la configurazione del presepe. Quest'anno il presepe lo si attraversa e lo si attraversa entrando un po' nel sogno, lo si attraversa tra le nuvole, tra questi squarci, ecco, luminosi, si aprono i paesaggi, gli scorci di Val d'Abbiadene e della Costiera Amalfitana, ancora una volta insieme per augurarci che questo meraviglioso territorio diventi patrimonio UNESCO, così come lo è già la Costiera Amalfitana dal 1997. Il tema di quest'anno è proprio il sogno, la voce dei ricordi. Abbiamo ricostruito fedelmente Palazzo dalla Costa de Mucis, che era un palazzo del 1916 con delle bellissime decorazioni in stile Liberty, che purtroppo venne distrutto dalla guerra insieme a tanti altri palazzi della piazza che noi abbiamo cercato appunto di, come dicevo, ricostruire nel modo più filologico, ecco, possibile. E, al centro di tutto ovviamente la Natività. La Natività che quest'anno si può vedere tra un deserto di rovine che vogliono simboleggiare un po' le difficoltà, la crisi, ecco, di valori dell'uomo contemporaneo. E Gesù, ecco, la luce del mondo nasce proprio tra queste rovine per dirci che è Natale, che possiamo ancora ricostruire, ancora, ecco, ricostruire noi stessi. Ricostruire il mondo al di fuori di noi e ritrovare questa armonia tra uomo e natura. Quest'anno c'è una chicca, ci sono le luci di Valdo TV, che ogni anno, ecco, ci onora, è sempre presente. Ci segue oramai da anni e il Sergio Capretta, il direttore di Valdo TV, veramente ha fatto un lavoro che ha impreziosito il nostro presepe e l'ha reso ancora più bello con le sue luci. È un regalo che ci ha fatto con la sua passione, il suo estro e con la sua professionalità. Quindi, noi siamo contenti, speriamo di avere tanti visitatori, anche continua il gemellaggio col bellissimo e celeberrimo presepe, ecco, di Segusino, che invito, ecco, tutti gli amici a visitare. Siamo vicini, quindi cerchiamo di dare valore alle cose belle che si fanno in questo bel territorio. Un grazie dal profondo del cuore anche al sindaco Fregonese, a tutta l'amministrazione che per il terzo anno consecutivo hanno voluto il presepe in questa sede prestigiosa, in questa cornice splendida di Villa dei Cedri. Grazie ancora di cuore, ripeto, anche a loro. Buon Natale a tutti e vi aspettiamo al presepe artistico di Val d'Abbiadene. Grazie.